applicazione di Anetop, che è stata un po' la riscrittura di un software di monitoraggio del traffico di rete che ho fatto negli anni. Era arrivato il momento di ripartire da capo. E quindi l'anno scorso è stata fatta questa presentazione. Quest'anno vi faccio vedere un lavoro incrementale, lavoro sopra questo. Cosa fa Anetop? Anetop fondamentalmente fa un monitoraggio in real time del traffico di rete, cioè vi racconta quello che passa sulla rete, in che maniera? Analizzando i pacchetti. Questa è una buona cosa, però diciamo bisogna aggiungerci qualcos'altro, ovvero andare a vedere anche che cosa passa sul sistema, perché quando si vede un certo tipo di traffico, io credo che sia interessante anche chiederci come mai un certo tipo di traffico è nato o soprattutto chi l'ha fatto. Questo è un po' il lavoro che vi presento quest'anno. Di cosa parleremo? Quindi un breve riassunto velocissimo di che cosa fa Anetop LG, giusto per entrare in pista su questo argomento. Come funziona il monitoraggio per flussi della rete, cioè ovvero l'idea di base di tanti programmi di monitoraggio che anche Anetop. E poi diciamo come incastrare questo con il monitoraggio degli eventi di sistema, cioè riuscire a capire come funziona il sistema, che cosa sta facendo. Diciamo per ora dal punto di vista della rete, però diciamo gli argomenti valgono in generale. Cos'è successo in quest'anno? È successo che nel maggio scorso i ragazzi che anni fa fondarono Case, che erano quelli diciamo fuoriusciti dal Politecnico di Torino, che si trasferirono negli Stati Uniti, che presero un pickup, che assunsero il creatore di Wireshark, che hanno fatto tante belle cose, hanno creato un nuovo tool che si chiama Sysdig. Il sito è sysdig.org, che permette di analizzare gli eventi di sistema, che oggi andremo a vedere. E quindi in sostanza che cosa vi presenterò oggi? Come si integrano la parte di rete con la parte di sistema per fare un monitoraggio un pochino più completo. E poi a partire da questo più o meno voglio andare. Quindi brevissimamente cosa fa Anetop? Anetop fondamentalmente si occupa di software open source, cioè Anetop NG di cui parleremo oggi, Anyprobe che è un probe di rete, cioè un software che lo metti da qualche parte distribuito nella rete e lui vi manda al centro Anetop le informazioni, o in formato standard con Netflow IPFix oppure nel formato nativo di Anetop NG che fondamentalmente è JSON. Ci siamo scritti negli anni del software, si chiama PFLink, che permette di accelerare l'impegno della cattura sul traffico di rete con Linux, quindi si fa 10 gigabit multi-10G, cioè vuol dire più scheda 10 gigabit, si possono creare generatori di traffico, si può catturare il traffico, si può riprodurre, si possono fare un sacco di cose. E poi c'è un altro tutti che abbiamo iniziato a mantenere oramai da 3-4 anni perché era lasciato lì, che fa di public dispatch, cioè che va a vedere il contenuto dei pacchetti al fine di catalogarlo, cioè di conoscere il protocollo applicativo. Non vogliamo estrarre niente, non vogliamo spiare nessuno, infatti questo è importante per il soprattutto, ma vogliamo caratterizzarlo. Perché oggi quando facciamo un monitoraggio del traffico non possiamo più dire porta 80 TCP uguale HTTP, ma ci potrebbe essere di tutto, e l'aperitivo è un buon esempio. E poi abbiamo del software, delle estensioni proprietarie su questo, perché altrimenti con l'open source vi dico che ci si vive male, che ci permettono in qualche maniera per quelli diciamo più avanzati di farci delle cose in più rispetto a quello di cui parleremo oggi. Però oggi concentriamoci su questa parte. Cosa fa Anetop NG? Anetop NG è un'applicazione che parte, cattura dei pacchetti da N interfacce di rete e le rappresenta su un'interfaccia web in tempo reale. Quindi cosa vuol dire? Che appena lo fate partire lui vi fa vedere qui il traffico di rete, vi fa questo grafichino, vi fa vedere per esempio quali sono i top host, i top flussi, cioè quali comunicazioni sono quelle predominanti nella vostra rete. Adesso state scaricando un file da un server, se voi che non utilizzate la banda, quindi siete voi il top flow. Si vede host per host che cosa stanno facendo, se volete poi magari alla fine se c'è tempo vi faccio anche una demo, però insomma mi interessa darvi l'idea. Quindi l'idea è che avviate questo sulla rete, l'accendete e vedete cosa succede, in sostanza. Quindi siete amministratori, non siete amministratori, per darvi un'idea di come sta la rete, in quale situazione, quali protocolli, chi sta facendo cosa, diciamo, questo è un po' il software. È diviso su più livelli, sulla parte bassa ci sono quelli di cattura per renderlo efficiente. Infatti, Anetop NG su queste librerie riesce a fare, analizzare un 10 gigabit con pacchetti di media 500 byte. Sopra di questo c'è un motore scritto in C++ che sfrutta anche la parte API, quindi che analizza i flussi di rete e quindi vi dice veramente qual è il protocollo applicativo, e se non lo conosce dice sconosciuto. E poi c'è tutta la parte web, quella che avete visto prima, che è scritta in Lua, cioè ovvero che c'è un API proprio di divisione qui tra la parte sotto e la parte sopra, e la parte sopra viene rappresentata in questa maniera, in Lua.
quindi diciamo, facciamo dei semplici script, si riescono a rappresentare i dati su una pagina. Quindi su questo motore c'è questo concetto di flusso, cioè ovvero un insieme di pacchetti che hanno la stessa tupla, che hanno la stessa boolean, che esiste, un po' a livello 4, CP o BP, CMP, la stessa porta e lo stesso IP sorgente di destinazione. Quindi praticamente una connessione TCP è un flusso, direte, che ha una nascita, una vita e una morte. E quindi all'interno questo motore tiene traccia di tutti questi flussi e li cataloga. I flussi perciò sono ispezionati usando la DPI. Come sono ispezionati? Analizzando i primi pacchetti. Cioè un protocollo applicativo si riconosce dall'inizio del flusso, quindi quando ci sono i primi momenti in cui ci si scambiano dati. Questo perché? Perché riconoscendo la metà del flusso può essere più complicato, se non impossibile, poi perché, che ne so, se mi mando una mail dove ci metto in attachment tu fai in HTML, vedo un HTML e cavolo, no, questo prima è HTTP, invece no, è meglio. Quindi diciamo, i primi pacchetti, al massimo in 10 pacchetti, 12, non si conosce, si alza bandiera bianca, perché su questo flusso non riesco a catalogarlo, si riconoscono i protocolli e quindi diciamo alle top 10 fa tipicamente delle torri come queste, oppure mi permette di esportare dato in JSON, che mi dice guarda c'è tanto HTTP, tanto sconosciuto, tanto ADER, bla bla bla. Okay? Questo lo fa per scheda di rete, quindi se una scheda di rete è la vostra rete, cioè avete il router come qui, mi dice tutto questo insieme di persone cosa fa, oppure ve lo fa vedere per host. Quindi nel top 5 cosa vi fa? Vi fa vedere delle tabelle in questa maniera e vi dice guarda, questa comunicazione è Skype, e da questo momento attivo fa il breakdown, dice se sono più dati inviati al client più quelli inviati dal server, ti fa vedere il tuo puntatore, ti mette delle freccine se sta calando, se sta aumentando rispetto ai momenti precedenti, e vi fa vedere cosa fa. E fa tutti quel set, quindi se cliccate su queste colonne vi fa il sort, vi mette per minuti. Comunque se rimane tempo alla fine vi faccio una lettera. Quindi l'idea interessante, permette di vedere bene quello che passa sulla rete, però in qualche maniera ci manca ancora qualcosa. Secondo me che cosa ci manca? Innanzitutto non c'è visibilità del processo che ha fatto il traffico. Cioè è vero che se io faccio DPI e mi vedo che passare Skype e dici cavolo, ma è Skype che sta facendo il traffico. Sì, ma questo è un caso molto fortunato, perché purtroppo la maggior parte del traffico che passa oggi è HTTP, più o meno. Oppure criptato, SSL, che quando vedo SSL non posso dire che è HTTPS, cioè posso solo dire che è SSL. Il massimo che riesco a fare è decodificare, questo fa DPI il certificato iniziale, se c'è lo scritto Monte dei Paschi, bla bla bla, ma forse sto facendo un banking. Però non posso dire nient'altro più di questo. Quindi DPI aiuta ma non troppo. Comunque mancherebbe ancora qualcosa. Cioè ovvero, per esempio, la sicurezza, qual è quell'applicazione che ha inviato il pacchetto della morte? Cioè ogni tanto mi hanno purtroppo attaccato il server e si va a cercare per il file system che l'applicazione sotto TMP punto qualcosa strana che non riesce a vedere che ti ha mandato il pacchetto che sta attaccando un altro perché hanno usato quella tecnica lì prima per attaccare te. E dici ma chi è che ha inviato quel pacchetto? Che se vado a vedere il traffico di rete me lo vedo passare. Ok, vedo il pacchettino, adesso ci sono tutti i comandetti per cercare i pacchetti diciamo di un certo tipo d'attacco. Sì, ma qual è il processo che lo sta facendo? Perché tipicamente sono processi nascosti, la gente non è che si vuole far scoprire al primo rito. Quindi riuscire a sapere qual è quell'applicazione che ha fatto una certa cosa, quindi applicazioni che nascono velocissimamente, vanno un pacchetto e chiudono, cioè non quelle che stanno in piedi che vi massacrano il mondo. Poi una domanda interessante è come comunicano i processi tra loro per erogare un servizio. Cioè io clicco, vedo una pagina web, ok, ma cosa c'ho? Ciò serve la Apache, PHP che mi parla con un file che prende i dati e poi li manda indietro. Nel 2014 i servizi è difficile che siano semplici, che io clicco e mi ritorna. Cioè c'è un insieme di componenti che fra di loro si parlano per ottenere il risultato definitivo. E quindi se vedo un collo di bottiglie, di chi è colpa? Del PHP che non mi parla, mi parte male perché mi manca memoria, del database che è un po' rallentato o della rete? Alla fine, diciamo, vedendolo dal punto di vista della rete si capiscono tante cose, però si capisce la malattia, è come quando il medico mi dice ora fai un'analisi per ti approfondire per andare a vedere veramente dov'è il problema. In sostanza è questo il discorso. Quindi, in pratica quello che abbiamo voluto fare era quando si vede i flussi di rete e le macchine che si parlano tra di loro, quindi c'è una macchina, parla con una macchina, parla con una macchina, mi viene un certo tipo di traffico. Ma dico, ma questo traffico qui, questo flusso qui che vedo, può
porta X verso porta 80, lo sta facendo, che ne so, Firefox, Internet Explorer, Google da Shell o un'altra cosa. E questa è un po' l'idea. E lo vogliamo fare in una maniera, diciamo, pulita, su Linux, non per ora ci fermiamo qua. Pulita cosa vuol dire? Vuol dire che io non posso continuamente fare PS, PS, PS all'infinito per cercare di beccare quel processo, perché innanzitutto non c'ho l'associazione traffico di rete e processo. Ma poi perché se c'è un processo velocissimo, questo qui mi nasce memoria e io non ce l'ho fatta neanche a vedere. Quindi in sostanza vogliamo risolvere un pochino questo problema. Ora, che esistano sistemi o tool per un monitoraggio del sistema lo sapete un po' tutti, ma il problema è che ce ne sono troppi. Cioè, se uno ci si mette a guardare questi tool qua, a me mi ha fatto la stessa sensazione quando nel 98 iniziai a scrivere ManyDog. Perché lo scrissi? Perché è vero che c'erano tanti tool per monitoraggio del traffico di rete, ma alla fine per fare una cosa bisogna usarne uno, per fare un'altra cosa bisogna usare un altro, per un'altra cosa li mettere insieme tramite uno script. Insomma, alla fine è un continuo incolla di tante situazioni. Bisogna dire, ma perché ce ne sono così tanti di questi qua? Si potrebbe cercare quantomeno di restringere, ok, il tool. Perché questi tool qua sono nati per una soluzione all'utente. Cioè non c'hanno un API, questi tool sono nati per esempio top, per far vedere i top processi. Poi c'è HTOP, un'altra variazione e così via. Cioè, se il sistema mi avesse dato un API per potermi catturare questi eventi di sistema, per potermi dire, ok, mi fai vedere le statistiche di memoria in maniera pulita, dove io mi ci aggancio e dico, senti, notificami quanto manca memoria, quanto il processo sta esagerando, eccetera, eccetera, sarebbe stato molto più semplice. Invece il sistema operativo questo non lo fa, oggi, Linux. Ma mi dà semplicemente la possibilità, tramite questi tool, di andare a leggere un sacco di cose, fisicamente tramite il crotch file systems. Però in qualche maniera sono tool che rappresentano una situazione, ma non c'è un API. Per esempio, su Linux, quando nasce un processo, sapete bene, c'è crotch, slash, e c'è la possibilità su Linux, l'hanno fatta anni fa, quando inventarono il desktop, portavo il desktop su Linux, di avere le notifiche quando un file appare, così almeno il desktop vi fa vedere la cartellina e le cose di più. Ecco, questo qui per esempio non funziona come il crotch file system. Invece sarebbe stato bello dire, guarda, appena nasce un processo, io mi attacco sul crotch e dico notificami quando nasce o muore un file. Ecco, questo non succede. E quindi è tutto una confusione estrema. Sì, alla fine le vostre cose ce le tirate fuori, però è un grandissimo miscolore. Quindi in sostanza cosa fanno questi tool qua? Come per esempio l'SO, visto un open file. Leggono il proprio file system n volte periodicamente e lo mettono rappresentato su un'interfaccia a caratteri. Quindi è una lettura continua. Quindi diciamo tra una lettura e la successiva potrebbe essere successo di tutto. Semplicemente io so che in questo momento è successa una cosa, poi leggo un'altra. Quindi non è un sistema neanche efficace, non c'ha la notifica, ma è un sistema, diciamo, o così. Quindi la maggioranza dei tool sono tali perché leggono informazioni dal crotch file system e le visualizzano nella shell. Il vantaggio è la portabilità, cioè loro non gli interessa 32/64 bit, ARM o x86, semplicemente leggono un file system, slash crotch e finita la storia. Lo svantaggio è che funziona a poli, cioè loro vanno lì ogni tanto leggono ta. Invece non c'è la possibilità in qualche maniera di poter intercettare eventi brevi. E poi se non succede niente, se non nasce nessun processo, se nessuno manda niente, io continuo a fare del lavoro di per sé inutile. E quindi in sostanza manca la programmabilità, manca la possibilità di dire, ok, io in qualche maniera mi voglio attaccare in qualche maniera sul sistema e far sì che lui mi notifichi oppure che io riesca a leggere gli eventi di sistema. E questo è il problema che hanno risolto i ragazzi di Dragos, che è la società che è fondata da Loris Giovanni, che poi va a MIPK, per quello che ha fatto MIPK. Cosa ha fatto in maggio scorso? Ha lasciato un altro che si chiama SISD. SISD che è un modulo del kernel. Quindi ora si vede un pochino come è fatto. È diviso tra modulo del kernel e applicazione spazio kernel. Cosa fa questo qui? In sostanza permette di leggere le system code. Non so se chi di voi ha usato S3, o ce ne sono anche altri, in qualche maniera permette di leggere il system code. Ecco, questo qui ha fatto questo mestiere qua, però io ritengo in maniera migliore. Perché in maniera migliore? Perché permette di vedere gli eventi del sistema come si sta facendo con la rete. Cioè, come fosse un TCP dump di rete, si apre la device di SISD, si tirano sugli eventi, dico filtrami solo gli eventi di un certo processo, oppure filtrano un certo tipo di eventi, non so, API file, di catturo, li posso memorizzare
visualizzare un file che non si chiama dica, ma si chiama esca, e li posso rileggere dopo nel tempo. Quindi in sostanza, se uno ha un problema, cosa faccio? Installo Sysdig sulla sua macchina, catturo gli eventi, gli faccio generare un file esca e me lo porto a casa, un po' come si fa con la rete. Quando non si riesce in qualche maniera a capirci qualcosa, si fa questo tipo di mestiere, si porta a casa e tipicamente si guarda con Wireshark. Ecco, Wireshark non c'è, è una cosa a linea di comando, però in sostanza l'idea è questa. Come è fatto Sysdig? C'è una parte che è all'interno e una parte è spazio-tempo. La parte all'interno si chiama Sysdig Pro. È un modulino che in qualche maniera legge gli eventi che sono nati, apertura, esiste in cuore, apertura file, lettura, scrittura, apertura software, chiusura software. Le invia in un anello circolare, in una memoria condivisa che è di spazio-tempo, e ci sono più librerie. C'è la libreria SCAP, che è quella più semplice, che permette di aprire questo anello che legge un evento alla volta. Però per un evento è come TCP dump, è un'area di memoria. Sopra questa c'è un'altra libreria che si chiama SINSP, che in qualche maniera invece permette di leggere questi eventi e decodificarli, quindi vedere veramente cosa c'è scritto. E sopra c'è un tool a linea di comando che permette di sfruttare queste librerie. Quindi, velocemente... Come si relaziona questo con System Tap, che sembra si chiami? Un altro tool di ricezione degli eventi di casa. Sono diversi perché questo qui, a quanto dicono loro, è più efficiente. Effettivamente, secondo me, è abbastanza efficiente. E la parte interessante è che questi eventi li permette di filtrare e di gestire come fosse di spirale. Prende più o meno la stessa che gli eventi? Si prende gli eventi del sistema. Prende gli eventi del sistema. Quindi Sysdig già la possibilità di eseguire il comando così com'è, ve lo faccio vedere. Però la cosa interessante è che funziona come il TCP dump, cioè permette di scrivere gli eventi del sistema nel file o di rileggere. La cosa interessante rispetto alla rete è che non si possono scrivere gli eventi del sistema e basta, perché mi ci vuole il contesto. Cioè se io dico questo PID ha scritto questo file, a me non mi dice niente, cioè vorrei sapere questo PID qui, chi è questo PID? Ok? Quindi diciamo, in questo file scapper non ci sono scritti solamente gli eventi, ma mi legge il contesto dei processi, di file descriptive, di tutte quelle cose aperte, in maniera tale che poi io me lo porto a casa e riesco a interpretarlo. Vi faccio un esempio. Lanciando Sysdig a linea di comando, semplicemente non anche se vede granché. Però insomma mi dà indicazioni, mi dà solita cosa del tempo, la CPU ora, il processo che ha fatto questo, il PID del processo, l'evento in ingresso e in uscita. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che quando io faccio una system call, quando ho un processo in spazio utente, quindi che voglio fare una read, lui va giù al sistema e dice voglio fare una read. Quindi è il momento in cui la chiede. Il momento in cui il sistema gli dice ok, l'ho fatta la tua read, questi sono i dati, e ritorno, quindi diciamo vedo il momento in cui faccio la richiesta e vedo il momento in cui vedo la risposta. Facendo il delta tra questi due tempi riesco a capire quanto mi ci ha messo questa singola richiesta. Cosa vuol dire? Vuol dire che in un sistema più stressato è, più per esempio questi ritardi qua diventano importanti. Poi è un sistema che fa poche cose, diciamo fa prestissimo a fare una rete o a aprire un socket. In sostanza ci sono questi eventi qua a basso livello, quindi io vedo qui agli OCTL, io faccio man agli OCTL e vedo in sostanza quali sono i parametri, e vedete che agli OCTL mi fa vedere esattamente questi parametri. Quindi cosa fa libreria SCAP? Mi interpreta questi eventi e me li mappa secondo i parametri. In questo caso è stata fatta una cosa, il file descritto 10, e cos'è un file descritto 10? Era un file, c'è scritto F, e stava chiudendo questo file qui. Insieme a Sysdig ci sono dei sistemi CISE che sono scritti in Lua che si possono mettere sopra la Sysdig e che ci interpretano queste cose qua. Ci sono tool per far vedere i top processi, i top file, ce ne sono quanti ne volessi. Quindi che cosa abbiamo fatto con Sysdig? Abbiamo usato questo tool fino a questo livello qua, cioè dalla lettura dei dati, insomma, anzi la parte utente non l'abbiamo proprio utilizzata. Solamente la parte sotto, ci siamo messi a leggere direttamente gli eventi qua. Quindi Sysdig non fa più questa lettura, o meglio, legge il proc per Sysdig giusto all'inizio per capire quali sono i processi aperti e poi diciamo si mette a leggere queste informazioni qua. E quindi diciamo di processo a processo
tramite Sysdig. In questa maniera, quando mi parte una connessione, c'è cioè una connessione locale, io mi vedo pacchetti, vedo Sysdig, app e così via, però vedo anche qual è il processo che alla fine mi ha aperto un socket. Se questo qui riceve un evento, mi farà un accept su un socket. Quindi riesco a fare questo matching. Questa è un po' l'idea. L'idea di mescolare la visibilità di rete con la visibilità di sistema. Come funziona? Io posso mettere tanti nprobe a giro per la mia rete e da un posto centralizzato collezionare questo tipo di eventi. Gli eventi si scambiano tramite un protocollo chiamato ZMQ formattati in JSON. Una delle idee future è di mettere direttamente i Sysdig qua dentro, però ora vediamo un attimino di farlo in questo modo qua. Perché in questo modo ci interessa? Perché in questa maniera abbiamo delle piccole sondine che mettiamo a giro per la nostra rete e riusciamo a capire di più. Ora, l'idea di mettere un probe sulla vostra macchina non è una grande idea, perché la gente spesso non vuole che ci si installi il software sopra, la gente vuole che si guardi dal di fuori quello che succede. Però veramente in sistemi cloud, cioè quando vi prendete una macchina virtuale ve la mettete su Amazon, su DigitalOcean, non vi pare a voi, il problema è che fare il mirror del traffico di rete che va verso la mia macchina può essere un problema, perché è tutto un ambiente virtualizzato. Probabilmente non possiamo neanche chiedere, perché di là la signora Ruva o il signor DigitalOcean non ci dà proprio quel traffico lì. Cioè, l'unica cosa che possiamo fare è mettere qualcosa sulla nostra macchina, quindi una sondina di rete. Quindi diciamo noi, tanto vale se ci mette una sonda di rete come ne provo che ti legge i pacchetti, allora facciamo leggere anche gli eventi, così abbiamo qualcosa in più. Quindi in sostanza quando si avvia il probe si dice guarda, mi fai un monitoraggio anche dei processi. E in questa maniera quando lui mi esporta i flussi e li rappresenta con il software NC, mi fa anche vedere informazioni tipiche, quali il nome del processo, il nome del padre del processo, quindi il padre del flusso, i byte inviati e ricevuti, questo lo vedo dalla parte di in modo da vedere dalla parte applicativa, la memoria utilizzata a questo processo, il carico di CPU che ha fatto questo processo per servire questa richiesta e della memoria. Quindi in sostanza è possibile fare una fotografia non solo della parte di rete, come si faceva prima, di aggiungere visibilità del processo stesso. Se io ho un processo che mi parte, manda un pacchetto e muore, a me non interessa che più poco ha intercettato la nascita del processo e riesco a metterlo assieme con la parte di traffico di rete. Quindi giusto per darvi un esempio, nel nome dei top, se vengono inviati questi dati, vedrete che sono aggiunte due colonne, la colonna client process e la colonna server process. Quindi quando c'è un flusso da padre a figlio, quindi che mi va da una macchina all'altra, io qui ci vedo il nome del processo se su quella macchina lì c'ho la mia sondina. Cioè ovvio che se vado su Google non posso sapere di là il signor Google qual è il suo processo. Ma c'è un esempio qui per due macchine strette di NS Monkey, dove ho su tutte e due questo probe. Lui mi dice guarda, il processo che apriva la porta 1234 si chiama LT Benone Pro. E su questa altra macchina mi dice che si chiama questo qui e questo è il nome del processo. Usando il PID e l'indirizzo IP riesco a fare al volo questa correlazione. Quindi a dire questo flusso è iniziato sul Firefox sul mio PC e sta terminando sulla Apache sulla macchina remota. Okay? In sostanza abbiamo aggiunto questi due colori. Altri esempi di report. Riusciamo a vedere la solita, ora purtroppo qui si vede un po' male, la solita gerarchia, no? Questo è il nome dell'host, questo è int, questo è bash, che viene avviato sia Redis Server che NetOpenG, quindi mi fa vedere anche come sono nati questi processi. Oltre che fa vedere la parte che mi dice, guarda, che questo è questo protocollo, oppure poi mi dice, per ciascuno dei processi, per la durata del flusso, e i flussi sono tagliati periodicamente, guarda, la memoria di questo processo era questo era il carico della CPU medio che lui mi ha fatto e questa è la percentuale di IO Wait. Cioè se questo processo qui per servire la mia richiesta ha dovuto aspettare il disco che si svegliasse perché diciamo era troppo sovraccarico e quanti page fault ha fatto. Quindi ripeto, questi dati qui sono relativi al processo per la durata della comunicazione, non sono globali,
ma sono solamente per questo pezzo qui. Se io genero un flusso, lo taglio, penso, ogni 5 secondi, come tipicamente si fa, io faccio una fotografia ogni 5 secondi di questa mia comunicazione del tempo, quindi questo grafichino, dove riesco a avere non solo i byte, i pacchetti, cose che si facevano prima, ma ci aggiungo anche visibilità dei processi e calcolo. Quindi magari riesco a vedere, ok, quando c'era la pace mi sentiva le mie richieste, occupava un tot di CPU, adesso mi aumenta la CPU, ma perché? Oppure perché mi va più piano? Perché magari sono aumentati peggio i fonti, sta finendo la memoria. Oppure perché sta facendo io wait, cioè il disco non mi risponde. Un'altra lista che si possono fare è quanti flussi mi hanno generato le mie applicazioni. Cioè le applicazioni, da un certo punto di vista, interessano i bug. Basta cliccare qua. Da un altro punto di vista mi interessano i flussi, cioè quanti tipi di microcomunicazioni. Noi tutti, per esempio, c'è OneBound, che è un resolver DNS, e lui è giusto che mi faccia tante richieste. Qui c'è un programma che mi fa download e così via. Un altro report, mi dispiace molto, purtroppo ci si vede veramente male, è anche la vista a livello globale. Cioè io dico, io qui ho tutte le mie macchine, la mia macchina fa questi processi fanno altri processi locali, i pallini rossi, oppure queste sono altre macchine remote. Delle macchine dove ciò non sono installate ci metto il pallino, della macchina dove non ciò mi sono installata ci metto semplicemente il pallino grigio, il rosso dove ho visibilità e il grigio dove non ce l'ho. Quindi cosa vuol dire? Dove io ho visibilità del mio traffico riesco a dire non solo da qui a qua, ma riesco a dire anche la gerarchia, cioè come mi si parlano i processi tra di loro, quali sono i processi che si parlano tra di loro. Dove non ho visibilità continuo a vedere quello che ho visto fino ad ora, cioè continuo a vedere gli eventi di rete. Ora, giusto per concludere il discorso, dove vogliamo andare da qua? Una delle cose che ci hanno sempre chiesto nel tempo è di avere la possibilità di monitorare in maniera a basso costo, e questo software è gratis, e dal punto di vista del software siamo già a costo, cioè non è questo che si può fare, però la possibilità di monitorare in maniera super basso costo una rete. E quello che succede, quello che fa la gente, tipicamente mette al centro una sonda che riesca a vedere tutto quello che si può. Però spesso queste sonde sono un po' un problema. Perché sono un problema? Perché bisogna in qualche maniera prendere il traffico di rete, fargli entrare dentro, farlo uscire fuori, quindi ci vuole un tacco, un miro, iniziare le cose. E quindi, cioè, io lo vedo per le persone sono che riesco a vedere tante cose, però poi alla fine questo software, se me lo metto sul mio PC, riesco a vedere solamente il traffico del mio PC. Invece mi piacerebbe metterlo, che so, accanto al mio access point, vedere il traffico che mette l'access point. Però gli dico, ok, ci devi mettere un tab, devi prendere il filo, lo metti fuori, fai il mirror, lo mangi sul PC, insomma si scoraggia. Quindi, ok, ci stiamo dando da fare per avere più visibilità, però da un certo punto di vista continuiamo a avere quel problema che il deployment di questo software è difficoltoso in alcuni casi. In altri casi dove potete fare, non fate quello lì, non farlo lì, ce lo mette sopra e dare i soldi. Okay. E quindi insomma questa qui è un po' l'idea che è da tempo che ci stiamo lavorando, non so se vi ricordate, però la scorsa ho fatto vedere insomma qualcosina di questa cosa qua. Quindi l'idea qual è? Cerchiamo di mettere assieme tutti i pezzi e cerchiamo di arrivare piano piano a una soluzione che ci permetta di avere tutti i due vantaggi, cioè la visibilità e la possibilità di dire ok, tieni, prenditi questa scatoletta che costa poco, te la metti a casa e vedi tutto, poi se ce l'hai distribuita, ok, la metti in giro e vedi tutto. Oppure c'è un PC che ti dà particolarmente dei problemi, gliela metti lì e vedi. Quello che stiamo facendo, lo faccio vedere giusto per darvi un'idea, è di integrare quello che abbiamo fatto con delle sonde di rete. Queste qui sono delle sonde che ci stiamo facendo costruire da un'azienda. Come vedete c'è una porta Ethernet qua e una porta Ethernet qua. È una sonda passante, quindi quella mettete nel vostro campo di rete, il traffico gli passa dentro, c'è un mirror timer qua dentro, quindi la macchina non vi rallenta per niente, c'è qualsiasi cosa qua, e c'è dentro un hardware con la sua memoria, ci gira le robe. Qua le provo, quello che vi parlo a tutte e due. Qui in sostanza se avete una macchina, se ci volete mettere la checkpoint, qui ci mettete la checkpoint, cosa vi pare a voi, che in qualche maniera diciamo vi fa questo mestiere qua. Cioè, vi prende, e alimentato anche tramite Power over Ethernet, se c'è proprio per non metterci niente, vi prende questo traffico qua e ci deve far girare questo o questo. E riesce a fare in maniera semplice un po', diciamo, queste cose che tanta gente le vede un po' difficoltose, perché vabbè, prima gli dai il software, poi gli dai l'RPM o punto dev, poi dici no, ma non basta ancora, dici senti, la devo una scatolettina che te la metti a casa qua, la metti dal tuo PC al mondo, ti metti il software a bordo, che è questo qui, tra questi, che è
Luigi di Leonardo, lo stesso del mio, del mondo della scuola. Perché la nostra idea è che nel futuro, diciamo, ci dovrebbe essere la possibilità, se i costruttori non ci danno la possibilità di mettere sulle loro macchine, sui loro router, sui loro access point, diciamo, questo software qua, di avere delle scatoline piccoline, o probabilmente anche più piccole, perché già questo mi sembra un po' grandino, di fare questo monitoraggio di rete. Quindi speriamo che nel prossimo anno di avervi questo qui da prototipo, diciamo, può diventare un software, diciamo, quantomeno commerciale. E poi l'ultima cosa, abbiamo bisogno di aiuto perché le cose da fare sono tantissime, chi lavora con me lo sa, e quindi cerchiamo gente che voglia lavorare con noi su questo tipo di progetto. Quindi se qualcuno di voi è interessato a lavorare alla programmazione, sono qui per voi. Grazie.